Spagna in festa, 19-22 giugno, Fortezza Albornoz, ed è qui dove siamo, alla Fortezza Albornoz. Federico Scaramucci, Associazione Orfeo, già si è sperimentata l'organizzazione di iniziative legate a paesi esteri, Irlanda in festa è uno degli esempi di successo degli ultimi anni, ora ci si sposta temporalmente, non più nel mese di marzo con le incertezze del clima, ma durante il mese di giugno, dove il clima solitamente è molto più stabile, bello e più caldo, e si cambia paese, Spagna. Perché? Come nasce l'iniziativa? Che cosa propone? Sì, quest'anno abbiamo deciso di promuovere la prima edizione di Spagna in Festa, è un festival interamente dedicato alla Spagna con tutto quello che ne deriva, quindi dalla musica al cinema, alla cucina, alla cultura, tutte quelle che sono le caratteristiche di questo paese iberico. La nostra associazione ormai, come appunto hai detto, da alcuni anni promuove dei festival, delle organizzazioni di carattere musicale e culturale con una finalità principale, quella di far conoscere altre culture e quella naturalmente anche di attrarre ad Urbino comunque gente che possa essere interessata a visitare la nostra città e il nostro territorio, quindi cercare di attrarre e di incuriosire persone che vengono da altri paesi, da altre città, affinché comunque la nostra città sia viva e sia vivace anche in periodi dell'anno come questi dove magari ci potrebbe essere poche presenze. Inizialmente eravamo partiti appunto, come dicevi, con l'Irlanda, quest'anno abbiamo deciso di promuovere un festival spagnolo dal 19 al 22 giugno in Fortezza, avremo dei musicisti di prima qualità, da Tonino Corotto ai Bongo Botraco, quindi un spazio concerti molto interessante, quindi tutte le sere, e naturalmente stiamo anche pianificando e programmando degli stage di flamenco anche per chi vorrà appunto cimentarsi in questa arte spagnola per eccellenza, e naturalmente tutte le sere ci saranno stand gastronomici con i cibi e diciamo le pietanze della cultura iberica. Quindi ecco, questa è un'idea che noi abbiamo avuto con l'Associazione Orfeo dopo alcuni anni di esperienza in questo campo e che vogliamo comunque implementare, estendere ad Urbino e anche nel territorio, per cercare di dare un'offerta musicale, culturale ed enogastronomica che sia appunto all'altezza e che possa incuriosire i cittadini. Quindi Associazione Orfeo ed Estragon promuoveranno appunto questa cosa in questo weekend di giugno, cercando anche di dare un po' l'avvio, speriamo con i migliori auspici di tempo e di partecipazione, all'estate urbinate. Ecco, il legame con l'Associazione Estragon è importante. Significa una promozione già su un vasto pubblico nell'area bolognese con iniziative che hanno già un radicamento notevole. Sì, infatti noi quando Estragon 3 anni fa ci ha proposto di essere la loro antenna sul territorio abbiamo subito accettato, perché sappiamo che soprattutto nel mondo giovanile e nel mondo anche dell'associazionismo culturale e musicale è una realtà ormai consolidata da alcuni decenni, quindi di conseguenza ci consente di avere una partecipazione, una direzione artistica di livello, e ci consente anche di avere una pubblicità e una promozione delle nostre iniziative che non è solamente a livello provinciale ma che comunque supera i confini regionali, quindi per noi è comunque un ritorno in termini pubblicitari e anche di rapporti chiaramente dal punto di vista artistico e musicale molto importante. Ecco, questo è il lancio, poi nei prossimi giorni ulteriori dettagli, la pagina Facebook dell'Associazione Orfeo è quella da seguire per avere poi tutti gli ultimissimi dettagli, gli aggiornamenti, come evolverà la festa. Esatto, siamo a un mese dell'evento, abbiamo deciso di lanciare questa nostra idea e poi naturalmente tutti i dettagli sulla programmazione musicale, culturale, cibi, eccetera, sarà comunque su Facebook, su Associazione Orfeo. Quindi vi invitiamo dal 19 al 22 giugno alla Fortezza Albornoz ad Urbino e naturalmente a seguire le nostre attività.